Allora, accendiamo i microfoni qui dagli studi di Radio Rete Edicola. Abbiamo appena sentito il nostro GR. Tra poco andremo in onda ancora con la rassegna stampa. Prima una breve scheda sulla programmazione della giornata. Due gli appuntamenti, alle 10.40 e alle 11. Alle 10.40 con Lello Belmonte, il diversamente edicolante, andiamo a curiosare in una mostra che si è tenuta a Torino, una mostra mercato, credo, poi ci dirà Lello con più precisione. Molto particolare, si tratta dei modellini di auto d'epoca, ci sono tante riviste su questo argomento, magari questa settimana possiamo anche provare a intervistare qualche operatore del settore. Sentiremo appunto da Lello se c'è stata partecipazione, quanta ce n'è stata, qual è il grado di attenzione rispetto a questa nicchia di mercato che però ha delle conseguenze importanti anche per quanto riguarda l'edicola. Quindi lo facciamo al puro scopo di dare un orientamento agli edicolanti che ci stanno ascoltando. Alle 11 invece un appuntamento nuovo, un personaggio non nuovissimo, ma insomma verrà ai nostri microfoni Antonio Tribbiano, edicolante in Lombardia, appunto, che ci parlerà del Cut Price e anche di una bella iniziativa che ha avuto sulle varie pagine Facebook degli edicolanti, lanciando l'idea di un sondaggio su Radio Rete Edicole. Il sondaggio è ancora attivo, sentiremo appunto un po' i primi risultati di questa richiesta, insomma, di esprimersi a proposito della nostra radio. È una cosa comunque positiva perché fa capire come la radio comincia a essere un luogo, uno strumento vissuto anche dagli edicolanti. Questo naturalmente ci fa piacere perché lo ribadiamo sempre, questa è una radio degli edicolanti. Qui dalla regia organizziamo un social audio in fondo, cioè un social network basato sui podcast audio a cui chiediamo la partecipazione di tutti gli edicolanti per fare in modo che un po' tutto il mondo web ascolti cosa hanno da dire gli edicolanti e quindi ci sia un avanzamento, tra virgolette, politico e sindacale per quanto riguarda la loro battaglia. Ecco, in poche righe la mission della radio alle 11, quindi appuntamento per parlare di questi temi con Antonio Tribbiano. Adesso ancora un po' di musica, quindi manca una manciata di minuti all'appuntamento con la rassegna stampa. La passiamo in compagnia di Money Train del Air Modular.
Bene, allora torniamo in studio per lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai temi e ai titoli dei giornali oggi in edicola, così per avere un orientamento che può tornare utile agli edicolanti nel consigliare i clienti. La battaglia dei populisti contro l'Europa è il tema dominante dell'inizio di questa settimana sulle prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi. Le dichiarazioni della leader del Front National a Lione, sfida Le Pen, via da Unione Europea e NATO, il titolo del Corriere della Sera. Parte così la campagna per la scalata all'Eliseo in 6 mesi, referendum e Frexit. Anche Repubblica apre con la sfida della Le Pen. Io come Trump, se vinco Francia, via da Unione Europea è nato. Nel sommario di Repubblica è riassunto dei temi di politica internazionali più rilevanti, poi oltre infatti alle esternazioni di Marine Le Pen si parla del presidente americano, di Putin, di Draghi e del Papa. Il presidente USA che dice Putin assassino, neanche noi innocenti. Video del Papa in spagnolo Super Bowl, no ai muri, euro debole, Schäuble che attacca Draghi, anche il Messaggero apre con la sfida di Marine Le Pen, mentre la stampa sceglie la politica estera italiana, Libia parte il dialogo Italia-Russia, intervista al ministro degli esteri Angelino Alfano. Sui giornali e sul web si parla in questi giorni delle proposte di Romano Prodi a proposito dell'Europa. Oggi Andrea Bonanni lo intervista su Repubblica e Prodi dice sì a Merkel contro i populisti, quei due sono una minaccia, l'Europa a doppia velocità può dare finalmente una risposta. Dello stesso tema e sulle proposte di Prodi scrive Marco Gervasoni sul Messaggero. Un'Europa a più velocità può agganciare la Russia, dice, sul rischio sempre più evidente di una politica populista senza argini, scrive sempre su Repubblica Bernardo Valli, perché non trema soltanto Parigi. Sul Corriere della Sera, da segnalare l'intervista al politologo francese Dominique Moisy, che vede nella sfida tra Marine Le Pen ed Emmanuel Macron uno scontro frontale tra due opposte visioni del mondo. 23 aprile e il 7 maggio si giocherà una partita globale tra nazionalismo e società aperta al mondo. Macron è il favorito, ma Marine può segnare il trionfo dei populismi. Sappiamo che anche in Italia c'è molta attenzione, non soltanto a ciò che sta facendo Trump negli Stati Uniti, ma il suo, riverbero in Europa attraverso, Marine Le Pen. Sui temi della scuola, in particolare sull'allarme lanciato dai 600 professori sull'incapacità di molti studenti di scrivere in italiano, da segnalare su Repubblica di oggi un'intervista alla ministra Valeria Fedeli a cura di Corrado Zunino. Il mio primo obiettivo, dice Fedeli, è riformare le medie, libri e giornali in classe per imparare a scrivere. Non sanno l'italiano? Lo vedo ogni giorno, però le elementari funzionano. Sui temi della conoscenza e della ricerca, da segnalare un articolo di Massimo Sideri sul Corriere della Sera, il tesoro segreto da 4 miliardi e mezzo che la ricerca utilizza poco. Sulla stampa Giacomo Galeazzi parla dei minori che non si avvalgono dell'istruzione pubblica né di quella privata. Negli Stati Uniti, dice, sono 2 milioni, in Italia 1.500. Il paese della scuola fai da te.
Per quanto riguarda invece il lavoro pubblico in generale, sui giornali le anticipazioni di quello che dovrebbe essere un decreto del governo, tra gli altri sul Corriere scrivono Francesco Di Frischia e Mario Sensini, statali, assenze, i nuovi controlli, stretta su malattie e furbetti del cartellino, gli accertamenti assegnati all'INPS cambiano le fasce di reperibilità e i criteri per la richiesta dei permessi. Dunque, c'è un altro tema. Sì, nella sua rubrica Diario Sindacale sulle pagine del Corriere della Sera, Enrico Marra propone un primo parziale bilancio delle azioni messe in campo dalla CGIL nell'ambito parlamentare e delle prospettive generali della battaglia del sindacato. Marro scrive: la CGIL vede nuovi spazi per condizionare la sinistra. Le elezioni più lontane e le divisioni nel PD favoriscono il ruolo del sindacato e Camusso riparte. Le elezioni politiche che si allontanano e le divisioni nel PD riaprono uno spazio politico per la CGIL. Il governo dovrà fissare a breve la data per i due referendum promossi dal sindacato guidato da Camusso, che si svolgeranno entro il 15 giugno. Il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha promesso inoltre un incontro con le parti sociali per discutere della riforma di voucher, di cui il referendum propone l'abolizione tout court. Ma poiché i sindacati sono divisi tra di loro e con le associazioni imprenditoriali, il governo sembra orientato a passare la patata bollente nelle mani del Parlamento. La Commissione Lavoro della Camera, presieduta da Cesare Damiano, ha appena finito le audizioni sulle proposte di riforma dei buoni lavoro. L'obiettivo, dice Damiano, è arrivare a un testo unico da portare in aula, che dopo l'approvazione dovrebbe comunque andare al Senato. Insomma, se non sarà il governo a prendere l'iniziativa, non sembrano esserci i tempi né per evitare il referendum né per fare una nuova legge. La CGIL, in compagnia della sinistra, del PD, dei partiti a sinistra del PD, del Movimento 5 Stelle, farà la sua campagna elettorale giocandosi tutto sul raggiungimento del quorum. Questi gli argomenti. Vediamo adesso qualche titolo di prima pagina, cominciando dal Fatto Quotidiano, che apre sul PD: tutto banche e petrolieri. Michele Emiliano liquida la stagione Renzi e vuole un congresso vero. Poi una storia di copertina che in realtà è un'inchiesta, un approfondimento. La nostra vita è tutta chimica, scrive il Fatto Quotidiano. Dal caffè al sapone, dal cibo al vino, fino all'aria di città, dai vestiti allo smalto per unghie, sono gli agenti che ormai ci accompagnano anche quando non l'immaginiamo. Questa è l'inchiesta del Fatto Quotidiano. Nella scatola alta, il Corriere dei Miracoli ricompatta le arcinemiche Raggi e Lombardi. Grillo attacca il giornale, la base difende le duellanti. E poi Le Pen e Trump oggi sposi, ceffoni all'Unione Europea, NATO ed Euro. La leader del Front National, antisistema come Donald. Quindi un Fatto Quotidiano tutto da leggere oggi con questi titoli e questi argomenti. Vediamo Libero: Renzi sta con i ricchi, Emiliano lancia la sfida per il PD, quindi un po' la stessa apertura del Fatto Quotidiano, una occhiata dentro la casa del PD, gli scontri, e Emiliano che sembra un po' prendere per mano l'opposizione per guidarla a un eventuale congresso e oppure a un'eventuale scissione, perché da questa asticella sembra non voler tornare indietro nessuno. Ancora il giornale, la Gabanelli assunta in segreto dalla Rai. Vediamo questa notizia che sembra avere soltanto il giornale. Sarà vice direttore del digitale, contratto da 150.000 euro. Questa in realtà era